Dopo ben 21 anni di storia e 5,6 milioni di unità vendute, Citroën presenta la quarta generazione di C3. Attualmente è stata presentata soltanto in versione 100% elettrica, quindi EC3, ma la piattaforma Smart Car di Stellantis è stata creata appunto per ospitare non soltanto un powertrain elettrico, ma anche termico o ibrido. Quindi sicuramente in futuro la vedremo anche nella versione termica, ma adesso concentriamoci su questa versione elettrica. Infatti la cosa più importante da dire di quest'auto è che il prezzo di partenza è sotto i 25.000 euro. Infatti partiamo da 23.900 euro per un'auto che, come vedremo fra poco, ha circa 300 km di autonomia. Mentre più avanti, nel 2025, avremo anche una versione con soli 200 km di autonomia, addirittura a un prezzo inferiore ai 20.000 euro. Beh, la state vedendo, il design è certamente molto molto particolare. Infatti nella storia Citroën si è comunque un po' distaccata dagli altri per quanto riguarda il suo design, sempre un po' avveniristico. Sicuramente con questa nuova Citroën C3, ispiratasi al concept Citroën Oli del 2022, lancia un nuovo percorso stilistico. Tra l'altro, con il lancio anche del nuovo logo, che è ovale, con un'interpretazione un po' più divertente, chiamiamola così, degli chevron. In realtà, parlando di dimensioni, quest'auto è sempre piccola come la precedente, infatti. Parliamo di un'auto che è lunga 4,01 m e alta 1,57 m, larga 1,76 m. Quindi parliamo di solo 2 cm più lunga e 6 mm più larga della versione precedente, ma c'è molto più spazio. Questo perché? Perché l'auto è stata progettata in maniera un po' più squadrata e quindi ovviamente al suo interno si sta un po' più larghi. Citroën negli ultimi modelli ci ha sempre un po' abituato a farci sentire come a casa all'interno di queste nuove vetture. Infatti, per esempio, cominciamo subito dai nuovi sedili con la tecnologia Citroën Advanced Comfort. Praticamente sono dei sedili con una schiuma un po' più morbida che permette di avere un comfort maggiore. Poi negli spazi sono riusciti ad ottenere 10 cm in più per la testa, per gli occupanti dei sedili anteriori, e inoltre anche per quanto riguarda lo spazio dei gomiti, per esempio, nei sedili posteriori è superiore ai 19 mm, mentre per gli occupanti anteriori è superiore dei 21 mm rispetto alla versione precedente. Mentre lo spazio per le ginocchia dei passeggeri posteriori è 20 mm in più rispetto alla media. Quindi un abitacolo alto, con una distanza dal suolo di 163 mm rispetto ai 135 del modello precedente. Un'auto studiata per essere un piccolo SUV da città, per poter fare viaggi comodi, sia brevi che lunghi. Alla comodità degli interni della Citroën, per quanto riguarda il comfort di guida, si aggiungono anche le sospensioni Citroën Advanced Comfort. È un sistema molto intelligente che permette la funzione tappeto volante di quest'auto. Infatti, sulle buche, sui pavé, sui dossi, quest'auto si comporta veramente come se fosse il tappeto volante di Aladino. Ma la cosa più bella è che questa tecnologia è in primis finalmente approdata su piccoli modelli, ma soprattutto questa volta saranno equipaggiate di serie su tutte le versioni. Abbiamo parlato di viaggi brevi e viaggi lunghi, ma in realtà questa è un'auto che sì, permette di fare viaggi lunghi, però con la capacità di batteria, quindi con autonomia di circa 320 km, beh, quest'auto è sicuramente stata ideata per la città. Infatti parliamo di un motore elettrico da 83 kW, quindi 113 cavalli, con una batteria LFP da ben 44 kWh, che garantisce un'autonomia di circa 320 km. È una batteria migliorata, infatti con una capacità inferiore, 44 kWh, garantisce un'autonomia che si avvicina molto alle sue competitor, che hanno una batteria più grande. La ricarica può essere fatta sia in corrente continua che in corrente alternata. In corrente continua abbiamo dal 20 all'80% un tempo di ricarica di circa 26 minuti a 100 kW, mentre a 7 kW 4 ore e 10 dal 20 all'80, a 11 kW 2 ore e 50. Il motore permette di far accelerare l'auto da 0 a 100 in circa 11 secondi e a una velocità massima di circa 135 km/h. Ecco perché viaggi lunghi sì, ma in autostrada praticamente si viaggia a manetta. Molto comodo è l'app Citroën eRoute, praticamente serve a calcolare più o meno la carica batteria restante, oppure per esempio organizzare un viaggio e sapere quante volte bisogna fermarsi. È comunque un'app molto comoda che permetterà a chi la utilizzerà
di avere sempre il percorso da fare, o comunque sempre la batteria restante e la capacità di ricarica della macchina sempre sotto controllo. La nuova Citroën EC3 presenta un abitacolo innovativo, spazioso e ben equipaggiato, e Citroën chiama questa soluzione C-Zen Lounge. Il fine di questa lounge, chiamiamola così, è che il conducente e il passeggero anteriore possano godere di una visione molto ampia e priva di ostacoli davanti a sé. La plancia è infatti suddivisa in due livelli distinti, con gli elementi tecnici nella parte superiore e un'accogliente sezione rivestita in un tessuto ispirato ai divani, denominato sofa design, nella parte inferiore. Questa parte rivestita in tessuto e leggermente curva è progettata per aggiungere calore e carattere all'abitacolo. In realtà ci sono due novità abbastanza importanti in questa nuova EC3. Veniamo a quella di serie su tutte le versioni. Parliamo infatti dell'head-up display. Citroën ha deciso di eliminare il quadro strumenti, che sia analogico o digitale, ma di usare soltanto l'head-up display. Infatti l'head-up display usa una sezione nera lucida tra la parte superiore del cruscotto e la parte inferiore del parabrezza per appunto evitare una duplicazione delle informazioni tra appunto sistema head-up display e quadro strumenti, in maniera tale che il conducente possa avere tutte le informazioni chiave per la guida senza distogliere lo sguardo dalla strada. Abbiamo anche il nuovo volante multifunzione compatto, più piccolo, maneggevole ed è regolabile in altezza e inclinazione. Prima di parlarvi del sistema infotainment, faccio una piccolissima parentesi sulle due versioni disponibili di questa vettura. Infatti Citroën venderà questa EC3 in solo due modelli, U e Max. Max abbiamo tutto, quindi a livello di design, cerchi in lega, vernice metallizzata, sistemi infotainment, tutto, mentre la versione U sarà un po' più spartana. Però Citroën ha studiato una soluzione ottimale anche per chi sceglierà questa versione, che tra l'altro è la versione che parte appunto da 23.990 euro. Parliamo di My Citroën Play con Smartphone Station. Praticamente di serie sui modelli U è un supporto per smartphone integrato che consente al conducente di agganciare il proprio dispositivo e di avviare automaticamente una nuova app dedicata utilizzando la tecnologia wireless NFC. Tra l'altro, grazie appunto a questo NFC, i proprietari dell'auto potranno utilizzare il proprio dispositivo grazie ai comandi al volante. Quindi una soluzione sì, fatta per risparmiare, fatta per chi non ha bisogno di un sistema infotainment a 10 pollici, ma al tempo stesso studiata e pensata. Sulle versioni Max invece abbiamo la versione più classica dei sistemi infotainment, con il My Citroën Drive, quindi un touchscreen da 10,25 pollici con funzionalità wireless, Apple CarPlay e Android Auto. Certo è che su una macchina del 2023 può anche mancare il sistema infotainment, ma le cose che non possono mancare sono i sistemi di assistenza alla guida. Infatti su questa EC3 troviamo per esempio il sistema di frenata d'emergenza, l'Active Lane Departure Warning System, quindi sistema di avviso di superamento involontario delle linee di carreggiata, oppure se si guida per più di 2 ore, oltre 65 km/h, si attiva il Coffee Break Alert, quindi l'auto ti consiglia di fare una pausa, ma soprattutto il Driver Attention Alert, quando magari si sta 2 secondi al cellulare, oppure cade qualcosa e la si cerca sul pavimento dell'auto, in quel caso l'auto vede che si sta facendo una cosa di pericoloso e ti avvisa. Poi puoi leggere i cartelli stradali in modo tale da riconoscere il limite di velocità ed impostare il regolatore o il limitatore di velocità in base a quei limiti. Il freno di stazionamento elettronico, nel momento in cui si parcheggia, si attiva automaticamente allo spegnimento del motore. Oppure per esempio l'Hill Start Assist, che praticamente per pendenze superiori al 3% l'auto si ferma per permettere poi la ripartenza tranquilla. Poi abbiamo i sensori di parcheggio posteriori abbinati, qualora ci sia ovviamente il sistema infotainment, a una telecamera posteriore. E in più abbiamo l'Intelligent Beam Headlight. Infatti i fari, nella versione anabbagliante a LED, nel momento in cui vengono attivati gli abbaglianti automatici, questi, quando vedono che arriva qualcuno dalla parte opposta tramite una telecamera montata sul parabrezza, passa automaticamente dal fascino abbagliante a quello abbagliante o viceversa. Di questa Citroën sono molto contento del prezzo. Infatti, per chi vuole entrare in questo mondo di auto elettriche, il prezzo base è 23.900 euro, è davvero molto molto competitivo. Ci sono comunque sì altre vetture più o meno allo stesso prezzo, però ecco, Citroën promette addirittura di abbassarlo, come ho detto prima, nel 2025 a 19.990 euro, però con un'auto di soltanto 200 km di autonomia. Per questo video è tutto,
Fatemi sapere se vi piace questa nuova Citroen EC3, se pensate di prenderla in versione elettrica o se aspettate la versione a motore termico. Fatemelo sapere nei commenti e vi invito anche a iscrivervi al canale, attivare la campanellina per le notifiche e lasciare un like a questo video se vi è piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video e vi ricordo che se volete seguirci su tutti i nostri social e sul nostro sito internet, basta cercarci con WeDrive.tv.